nell'attesa del 2015, no? Ma al di là del Palermo io penso che ci sia un obiettivo che si è dato la Senta, che sono loro giù. Quindi ecco, il tuo pensiero oltre al Palermo è anche proprio questo, oppure viene prima il Palermo e poi la nazionale? No, sicuramente viene prima il Palermo, anche perché gli europei sono a giugno, a fine stagione. Prima abbiamo un altro obiettivo importante che è la salvezza col Palermo, e poi se riusciremo ad andare a prenderci qualcosa di più importante, noi punteremo anche a quello. Certo, gli europei sono importanti, però sono, come ho detto prima, sono una cosa che arriva dopo il Palermo, siccome a giugno può essere una vetrina molto importante per me, anche per farmi conoscere in tutto il mondo. Da ragazzo di 20 anni, diciamo, in questo momento sulla, viene a dire, sulla cresta della come vedi, cioè, come giudichi il momento del calcio italiano? Si dice che sei in crisi, che tutti gli altri campionati europei ci hanno superato dal punto di vista dal fatturato, allo spettacolo, alla voglia di puntare anche su giovani. Ecco, tu che sei poco il futuro del suo calcio, come la vedi? Effettivamente così, e bisogna rimboccarsi le maniche per riprendere il terreno? Che c'è da fare? Sulla carta sembra che sia così, alla fine se vedi c'è quasi sempre più spettacolo negli altri campionati, anche vedere le squadre puntano sicuramente molto di più sui giovani, hanno anche un po' più un bel gioco, però c'è da dire che sempre il campionato italiano è uno dei più difficili. L'ha dimostrato e l'ha sempre dimostrato, a parte va bene negli ultimi 2 anni che la Juve ha avuto uno strapotere su tutti, però come dimostrano sempre anche quest'anno il Milan e l'Inter sta facendo fatica, quindi è una bella lotta perché alla fine tutte le squadre possono dire la sua. Andando avanti sicuramente ci vorranno un po' di anni per risollevarsi, non penso sia una cosa così facile e subito e da breve. Però puntare sui giovani sarebbe sicuramente un trampolino di lancio, appunto, per avere una rinascita un po' del calcio italiano. Danilo? Sì, è stato il primo anno in Serie A. Volevo chiedere un po' se ti aspettavi così il campionato, queste difficoltà, anche per capire in questi mesi lo che ti aspetta. La Serie A sapevo che era un campionato difficile, però non avendola mai vista dal vivo non potevo neanche giudicare e aspettarmi quello cos'era della realtà. Pian piano, mentre iniziavo a giocare, a vedere le partite, in modo anche per vedere un po' com'era il livello, ho capito che è un campionato molto più difficile rispetto alla Serie B, in cui c'hai un tempo in meno di gioco, devi saper pensare prima e devi più che altro giocare molto di più per la squadra. Anche perché qua ci sono molte squadre che si aprono e anche più spazi, non come in B che tutte si chiudevano, poi contro di noi era sempre una lotta. Sicuramente mi aspetterò di far meglio sempre, perché appunto sempre a fare meglio rispetto a quanto ho fatto fino adesso. So che sarà dura, ma il mio intento è sempre quello di migliorarmi giorno dopo giorno e di riuscire a essere importante per questa squadra. Certo. Tornando un attimo al discorso nazionale, volevo tornare alla vista di Conte qui a Palermo, volevo sapere se gli aveva detto qualcosa, non ha parlato. No, con me non ha parlato principalmente, so che hanno parlato con Barreto di me, però io ero intendo a fare l'allenamento e non abbiamo avuto neanche il tempo di parlare. Valerio e poi Salvatore? Sì, in questi giorni, tra metà dicembre, si parla nel caldo, sempre sui tuoi compagni, soprattutto di Bala. Volevo chiedere se paradossalmente magari è un qualcosa che potrebbe agevolare il tuo, la tua definitiva consacrazione in questa squadra, in eventuale futura cessione di Bala, o se non la vedi proprio così. Queste sono cose che spettano al presidente, non a me. Io, sia che c'è Paolo che non c'è Paolo, so che devo sempre farmi trovare pronto in tutti i casi. Paolo in quest'anno ha avuto un'esplosione definitiva, cosa che non era riuscito negli anni, secondo me perché mancava anche un po' di serenità. Quest'anno è riuscito a uscire, ma anche lo stesso Vasquez, si è trovato una coppia che sta dimostrando veramente di meritarsi il posto da titolare. E partita dopo partita migliorano. Io so che quando il mister mi mette in campo, sia dal primo che a partita in corso, so che devo sempre farmi trovare pronto. Salvatore?
Sì, 2014 si è chiuso con un gol da Sassuolo. Ti auguri di riaprire il 2015 con un gol contro Cagliari, e poi ti voglio chiedere appunto cosa pensi di questo Cagliari con Giove. Ma me lo auguro, sì, è sempre bello sognare davanti al proprio stadio e ai propri tifosi. Sono riuscito a contro Sassuolo in una partita molto importante che era uno scontro diretto, e vorrei ripetermi anche contro il Cagliari, perché anche questo è uno scontro diretto, e sarebbe, con una vittoria significherebbe ripartire con lo spirito giusto, voglia giusta, e mettere sempre dietro dei punti e delle squadre dietro di noi, in modo da essere anche un po' più vicini al nostro obiettivo. Il Cagliari è una bella squadra, i giocatori di cui ne fanno parte hanno sempre partecipato al campionato di Serie A e hanno sempre dimostrato di poter far bene. Vedi stesso Ibarbo, stesso Sau, Cossu, Conti, sono tutti giocatori che è da tempo che stanno giocando nel campionato di Serie A ed è da tempo che vengono magari anche accostati a squadre di maggior livello rispetto al Cagliari, però sono rimasti lì, quindi qualità le hanno. Noi dobbiamo stare molto attenti, perché è una squadra che secondo me ci può mettere in difficoltà. Hanno appena cambiato anche l'allenatore, quindi magari hanno delle altre motivazioni per venire qui e fare la loro partita. Noi dobbiamo essere bravi comunque a farci trovare pronti e a portare a casa il risultato. Altre domande? Sì, Paolo, grazie. Andrea, tu sei sempre presente, nel senso che sono sulle giure le 16 partite, tu hai 16 presenze. Però, ovviamente, dal punto di vista dei numeri, meno minuti, molto meno minuti degli altri. Era quello che ti aspettavi? Cioè, sei soddisfatto? L'avevi messo in preventivo che potesse esserci una fase così? È probabilmente una dimostrazione che per la squadra sei importante, se ti mettono sempre in campo per proprio i minuti, evidentemente sei importante, ma che fosse o hai trovato davanti dei compagni che appunto sono in condizione straordinaria, oppure ti manca un pizzico ancora, un passetto in più per diventare definitivamente decisivo. Vabbè, soddisfazione, penso che la soddisfazione più bella sia quella di giocare sempre, non entrare dalla panchina ma essere sempre titolare. Però c'è da anche considerare che è il mio primo anno in A, e essendo arrivato alla B, non avendo mai partecipato a campionati di primo livello, sicuramente dovrò crescere, anche perché essendo il primo anno devo conoscere anche il modo di giocare delle squadre e cercare di migliorarmi sempre di più. Quest'anno dopo aver trovato davanti due grandissimi attaccanti come Paolo e Franco, che lo stanno dimostrando, però se mi metto dentro io penso che ci sia un motivo, e tutte le volte che il mister mi metta dentro dovrò dimostrare sempre che la sua scelta è giusta, ma anche un ripensamento alla prossima area di farmi giocare da titolare. Dani, e poi ancora Stanislao per chiudere, grazie. Sì, ne stiamo parlando, stiamo valutando un po' le parti, sicuramente la voglia di rinnovare c'è, a Palermo sto bene, quella società è una grandissima società, ti aiutano e cercano di darti il meglio. Appunto il mio procuratore, sto continuando a lavorare appunto su questo rinnovo in modo da raggiungere un raccordo, un accordo. Stanislao? Hai detto poco fa, dovrò crescere e migliorare, una cosa che dice anche il mister Iachini. Facendo un po' di autoanalisi, secondo te in che cosa devi migliorare, visto anche l'impatto con questo campionato nuovo che è stata la Serie A? Io dico sempre che non si smette mai di migliorarsi. Sicuramente dovrò migliorare su tutto, in particolare magari un po' la gestione della palla, a saper magari analizzare un po' le situazioni di gioco, di non pensare subito andare a fare gol, ma se la squadra deve anche respirare e cercare di farla salire, a cui guadagnare un po' più di campo. Sono tutte situazioni che poi devo essere bravo io a leggere durante la partita. Poi vabbè, il miglioramento, penso dovrò migliorare un po' su tutto, perché alla fine non ho ancora, come sempre detto, non ho ancora dimostrato niente, e sì, le qualità le ho, la voglia di migliorarmi c'è, e quindi dovrò lavorare su tutto. Grazie a tutti. Sì, Stanislao. Un po' così,
sullo psicologico. Si era parlato all'inizio dei tempi del regionale del campionato, soprattutto dopo Napoli, il trio delle meraviglie di Bala, Vasquez, Peroni, che è titolare, la doppietta, non mi sbaglio. Dopodiché, per esigenze tattiche, quell'esperimento. Ecco, dopo tu avevi pensato, ce l'ho fatta. Anche in A sono riuscito a dimostrare quello che avevo fatto anche l'anno scorso in Serie B. Ah, beh, ce l'ho fatta, cioè, ero contento di aver detto la mia in uno stadio in una partita importante contro il Napoli. Certo, dispiace dopo quella partita lì dove ho fatto doppietta aver avuto per esigenze tattiche un cambiamento ancora di modulo e il cosiddetto trio è dovuto saltare. Certo, come sempre detto, vabbè, dispiace, però prima si pensa alla squadra. E l'allenatore appunto deve essere lui a capire qual è il modulo giusto e quali giocatori si potrebbe inserire per anche incontrare, per verificare al meglio e mettere in difficoltà le squadre avversarie. Però come ho sempre detto prima, certo dispiace non partire titolare, però anche se parto dalla panchina devo sempre farmi trovare pronto. Valerio e Danilo, molto veloci, nel piacere. Hai detto del primo, ovviamente, ma come funziona? Magari anche voi qualcuno qualche volta andate a visita, vi faccio una corsa in più per coprire la centrocampo, proviamo di nuovo. Cioè, c'è questo rapporto con l'allenatore? Vabbè, decide sempre l'allenatore. L'unica è, io sto cercando in allenamento di farmi vedere, di farmi trovare sempre pronto in modo che mi possa essere data una chance, un'opportunità. Poi come ho detto prima dipende anche dalle squadre che incontriamo e dalla partita. Lui sceglie un po' il modulo e gli interpreti anche in base a quello. Quindi il mio pensiero è sempre quello di allenarmi e mettere in difficoltà il mister. Poi se mi sarà data la possibilità, tanto ho guadagnato. Dani, grazie. Hai segnato comunque più di Torres che tu. Sì, un calciatore cui ho preso molto esempio, soprattutto negli anni di Liverpool e dell'Atletico Madrid. Sì, vabbè, sulla carta ho segnato, però non ho ancora vinto quello che ha vinto lui.